benvenuti, nuova edizione del nostro telegiornale. Come annunciato, Abba Noa ha avviato i lavori sulla rete idrica nella statale 292, così anche la provincia di Oristano può riavviare il cantiere. Entro la prima decade di aprile, l'importante arteria stradale dovrebbe riaprire al traffico. Sentiamo Giorgio Mastino. È una data importante per i lavori sulla statale 292 nel tratto Rimedio 131. Insieme alle ruspe della provincia, finalmente al lavoro anche quelle di Abba Noa. Come annunciato, Abba Noa è al lavoro da questa mattina. Deve spostare la vecchia rete idrica e crearne un'altra che è esattamente parallela alla sede stradale. Entro stasera i lavori dovrebbero già essere terminati, in modo tale da consentire alla ditta che ha vinto l'appalto per la provincia di iniziare ad asfaltare la strada. Tutto questo inizierà già questo pomeriggio nel primo tratto, quello della rotonda della 131 che immette verso Oristano Nord. Il cantiere era fermo da mesi perché le tubature del vecchio acquedotto ostruivano i lavori della ditta. Da oggi via nuovamente i lavori, la riapertura della statale dovrebbe avvenire in due momenti diversi. Secondo il cronoprogramma stilato dalla provincia, quindi il primo tratto della 292 che dovrebbe riaprire al traffico delle auto è quello alle mie spalle, ovvero da Zediani, dal comune di Zediani, per aprire verso la 131 e anche verso le borgate, le frazioni oristanesi. C'è da aggiungere che l'ordinanza di divieto al traffico vige per ora fino al 18 marzo, ma il responsabile della ditta che sta eseguendo i lavori ci ha appena comunicato che probabilmente chiederà una proroga. Ma una proroga per aprire il secondo tratto, che è quello che dà al Rimedio. Lì i lavori, quindi la totalità dei lavori, dovrebbe concludersi massimo entro la prima decade di aprile. E procedono invece con qualche intoppo i lavori del comune di Oristano nella via Tirso. Saranno necessari più di 7 giorni per completare i lavori di bitumatura, come ci conferma l'assessore ai lavori pubblici Efisio Sanna. Il ritardo si sta verificando perché insomma, abbiamo trovato tutta una serie di incongruenze nei sottoservizi. Noi eravamo pronti, avevamo immaginato di scarificare per 2 giorni e incominciare ad asfaltare più o meno dal terzo o quarto giorno, quindi in 7 giorni levarci il lavoro. Però ci siamo accorti, adesso aspettavamo, abbiamo fatto una serie di sondaggi, che per quanto riguarda lo scolo delle acque, alcuni impianti fognari, ci fosse qualcosa che non andava. Lavori vecchi, lavori fatti male, tagli stradali eseguiti non a regola d'arte in passato, niente, quindi stiamo porrendo rimedio. Vogliamo fare un buon lavoro, insomma, prima di bitumare vogliamo che sia tutto a posto per le famiglie, per le abitazioni, per le attività commerciali, insomma, vogliamo che non ci sia nessun problema in termini di scarichi fognari e di raccolta delle acque piovane, anche perché sarebbe come quello che insomma, fa le pulizie e mette la polvere sotto il tappeto, ecco, questo non lo vogliamo fare. Quindi settimana prossima fine il lavoro? Sì, assolutamente, la settimana prossima contiamo di finire, ci scusiamo insomma, per i normali disagi, ecco, cercheremo come sempre di venire incontro alle esigenze di tutti, cercando di creare il minor disagio possibile e cercando di fare anche il più in fretta possibile, compatibilmente al grande lavoro che ci attende. Insomma. Poi proseguirete in via Diego Contini? Poi ci sposteremo nuovamente in via Diego Contini per realizzare i marciapiedi nuovi in basalto nella parte alta, cioè paralleli a quelli che abbiamo già realizzato. Dopodiché faremo anche tutto il resto della via Diego Contini, marciapiedi dalla via Sant'Antonio in poi, e allargheremo quel trattino di marciapiede molto stretto, rendendolo carabile almeno per le carrozzine e per i dispositivi di aiuto alla mobilità, e poi asfalteremo anche là.
E siamo alla cronaca per riferirvi dell'incidente stradale avvenuto questa mattina sulla 129, per fortuna senza conseguenze gravi. Una Panda vecchia serie D condotta da un cittadino di Sindia mentre si apprestava a svoltare è stata tamponata violentemente da un Alfa Romeo. L'utilitaria è finita in cunetta, stessa sorte per l'Alfa Romeo carambolata 500 metri più avanti. Sul posto la Croce Verde di Macomer che ha trasportato il conducente della Panda al San Francesco di Nuoro. L'autista dell'Alfa invece è arrivato all'ingresso del San Martino di Oristano, si è alzato e è andato via dicendo che aveva fretta. E ora invece parliamo delle sanzioni emesse dalla Polizia Stradale di Oristano nel 2015, in crescita quasi tutte le violazioni per la guida in stato di ebbrezza, ben 155 le patenti ritirate, ma sentiamo il dirigente Roberto Piredda. I dati del 2015 mettono in evidenza un sostanziale aumento delle violazioni delle principali norme comportamentali e mi riferisco alla guida in stato di ebbrezza, al mancato uso delle cinture di sicurezza, al divieto dell'uso dei telefonini alla guida, che determinano sostanzialmente una situazione che deve indurre ad una riflessione, visto e considerato che il mancato rispetto di queste norme è la vera causa degli incidenti stradali. Incidenti stradali che appaiono purtroppo aumentati anche questi con riferimento ai mortali, sebbene di sole 2 unità rappresenta questo un dato numerico che necessita assolutamente di un'attività ulteriore e maggiore di prevenzione da parte nostra. Per quanto concerne gli incidenti stradali conferiti, questi invece sono sostanzialmente stabili come dati statistici. Un'importante attività a cui abbiamo dedicato anche dal punto di vista della formazione ampio spazio nel 2015 è quello che invece riguarda il trasporto degli animali vivi. Trasporto animali vivi incrementato tanto nei controlli quanto nelle sanzioni irrogate. Un'attività questa veramente importante, soprattutto per i riflessi che ha con la salute pubblica, questo settore di attività. Ed è un'attività questa realizzata soprattutto grazie alle sinergie operative con il servizio veterinario della ASL di Oristano. Per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza, i dati secondo lei sono allarmanti? Le sanzioni comminate nel 2015 sono importanti? Sono assolutamente allarmanti perché mantengono questo trend negativo, purtroppo in crescita, seppur minimo, ma comunque in crescita. E quindi appaiono da questo punto di vista piuttosto allarmanti. Nella vita si può anche sbagliare, ma l'importante è porvi rimedio e cambiare rotta. Questo è il messaggio del famoso rapper romano Cicoria agli studenti del liceo classico De Castro di Oristano. Si sono incontrati questa mattina, vediamo com'è andata. La storia di Armando Sciotto in arte Cicoria è una delle tante storie che accomuna i ragazzi di periferia, giovani nati e cresciuti in zone degradate, abbandonate di metropoli come Roma, dove la strada diventa compagna di vita e nemica allo stesso tempo. Cicoria, uno dei rappers italiani più famosi insieme al suo gruppo, i Trust Clan, da anni conduce la sua battaglia in nome della legalità, quella legalità che lui stesso ha violato assumendo droga e spacciandola, quella legalità infranta che nel 2008 gli ha spalancato le porte di Regina Celi. I 5 anni di carcere hanno segnato la sua esistenza, cambiandola per sempre. Ora, a 36 anni, Cicoria gira le scuole di mezza Italia facendo conoscere la sua storia e mettendo in guardia gli adolescenti. Devono investire il proprio tempo in se stessi, cercando di acquisire competenze 24H in tutto ciò che la vita gli propone. Loro devono imparare qualche cosa. Se vogliamo una vita libera, sicuramente è impossibile averla con l'utilizzo di determinate sostanze stupefacenti. In questi 2 giorni dal liceo classico De Castro di Oristano è partito un bel messaggio a favore della legalità. Diciamo un'iniziativa del tutto organizzata dal comitato studentesco. Hanno fatto tutto loro, si sono autogestiti. Sì, certo, hanno proprio fatto tutto loro. Hanno fatto la proposta, ne hanno parlato con me, me l'hanno illustrata perché io, devo essere sincero, non conoscevo Armando Sciotto e quindi hanno proceduto all'organizzazione del suo viaggio, del suo pernottamento a Oristano, autofinanziandosi. Una bella dimostrazione di maturità. Impegnatevi in quello che più vi piace, trovate una passione e portatela a frutto.
Questa è la vita. E Terralba invece è diventata per due giorni la capitale del piatto italiano più famoso al mondo. Ieri e oggi di scena il campionato nazionale della pizza tra gli ospiti, anche il pluricampione del mondo freestyle Giuseppe La Polla. Non c'è continente in cui la pizza non sia conosciuta, tutti almeno una volta nella vita l'hanno assaggiata. C'è chi ne ha modificato sembianze e sapore, forse proprio per questo la pizza Made in Italy resta comunque la regina incontrastata. In suo onore l'associazione Pizzaioli nel Mondo ha dato vita al campionato nazionale, che per la prima volta è sbarcato in Sardegna, precisamente a Terralba. C'è una gara tra Pizzaioli che sfornano delle ottime pizze di qualità, c'è una giuria che chiude con gusto e cottura, danno dei voti, il più bravo vince. Un divertimento e soddisfazione, far vedere le pizze migliori che esistono nel mondo. Col passare degli anni la pizza ha scatenato la fantasia dei pizzaioli, il suo impasto non solo viene messo in forno ma anche utilizzato per esibizioni acrobatiche. Qual è il segreto di questa pizza volante? Tanta passione e tanto allenamento. Questo è il segreto del freestyle, bisogna essere tutti i giorni, avere una costanza negli allenamenti. E... Da quant'è che è questa passione? Sono 5 anni che faccio il freestyle e dal 2013 che sono campione del mondo di pizza acrobatica. 2014 di pizza larga e 2015 Las Vegas e Parma di pizza senza glutine. Ma oltre a volare queste pizze sono anche buone, sì. Queste non si mangiano, non sono commestibili perché hanno il doppio del sale e una farina di forza molto alta, quindi difficile da digerire. È per questo che non si mangiano. Facevano un sacco di complimenti, io ti scusai, all'improvviso tra invito e battimano, arrivai, una torticina piana. Ma tu viva pizza, la pizza, la pizza, capo un maro l'angop, capo un maro l'angop, ma tu viva pizza, la pizza, la pizza, capo un maro l'angop. E stasera su Nova Televisione alle 21 in replica alle 23 andrà in onda uno speciale dedicato alla mezza maratona di Oristano. Ve ne proponiamo una breve sintesi. Un centinaio di persone solo per presidiare le strade, più un'altra trentina per segreteria, insomma, quindi è una macchina importante che anche quella va affinata sicuramente per creare meno disagi possibili, però diciamo che siamo soddisfatti. Stato molto soddisfatto, a parte il vento, vabbè, che qui è di frequente, va bene. Oggi sono la terza edizione, sinceramente ci tenevo essere presente, fare del mio meglio come ogni anno, è andata bene anche quest'anno. Bene, con queste immagini si chiude il nostro telegiornale e non mi rimane che darvi appuntamento alle prossime edizioni. Augurarvi buon proseguimento, arrivederci.